Ho amato Ni No Kuni perché sin dai primi minuti di gioco vi rendete conto di essere in una vera e propria favola. Oliver che cerca in qualche modo di risolvere quello che ha combinato, per non parlare dell'ingresso in scena di Lucciconio, un coprotagonista con un accento romano a dir poco geniale. Chiaramente tanto di cappello alle animazioni spettacolari della Level 5. Non tralasciamo però la presenza dei famigli, dei personaggi che vi aiutano durante l'avventura, a cui avrete modo di affezionarvi. Non vedo l'ora che esca Ni No Kuni 2 perché sento il bisogno di vivere un'altra favola, ovviamente su console next gen, e quindi scoprire quanto Level 5 si sia spinta avanti con le animazioni. Chiaramente sono curioso di scoprire come i famigli sono stati rimpiazzati. È anche vero che mi premerebbe conoscere le vere origini del nuovo protagonista. Sono tantissime le ipotesi e le teorie sul web, ma nulla di confermato. Non ci resta che aspettare il gioco completo, ma è anche vero che ci saranno nuove modalità, tutte da scoprire. E io voglio scoprirle.